Grazie Antonia, buone notizie questa settimana dal Ministero dei Beni Culturali, perché i consumi di cultura e turismo aumentano anche nel primo trimestre 2015. Aumentano infatti i visitatori ai musei e alle aree archeologiche. Ne parliamo con Franco Isepi, presidente del Touring Club Italiano, che da oltre 120 anni si occupa di far conoscere l'Italia agli italiani e non solo. Dottor Isepi, siamo dunque fuori dal tunnel? Riaumentano i consumi, il turismo cresce, dati positivi, tutto bene? Sì, i dati e le tendenze sono prevalentemente positive, il che non significa che non ci siano anche delle criticità. In ogni modo il dato più rilevante che sta uscendo è che il nostro turismo sarà salvato dagli stranieri. Quindi forse la criticità è questa, che gli italiani ancora sono un po'... Gli italiani ancora, e anche quest'anno i dati sono positivi, ma non manifestano una vera inversione di tendenza rispetto alle stagioni molto fortunate del turismo. Ecco, forse per far riscoprire l'Italia agli italiani avete organizzato anche per questo motivo progetti come quello Io sono il Po, il più importante dell'anno del Touring Club Italiano. Vediamo cosa si tratta nel servizio di Rosanna Piras, poi ne parliamo. Porta giù la macchina, la luce è buona, forza! Un fiume può essere un confine naturale fra regioni o un elemento di unione fra popoli. Il Po, il più lungo corso d'acqua italiano con secoli di storia, sicuramente deve essere vissuto come trait d'union fra coloro che lo abitano e valorizzato con un turismo consapevole. Proprio per questo è nato il progetto Io sono il Po, realizzato dal Touring Club Italiano in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con il patrocinio di Expo, che si concluderà ad ottobre. 4 mesi per conoscere il bacino del fiume, con la barca, in bici o a piedi, annusando l'odore di erbe palustri e di risaie, per scoprire tradizioni e prodotti del Made in Italy dell'area del fiume. Dal cibo all'agricoltura, dalla pesca alle infrastrutture, dal patrimonio urbanistico delle città e dei paesi che si affacciano lungo i 652 chilometri del suo percorso, fino alle opere di ingegneria idraulica che ne regolano il deflusso. Registi importanti come Mario Soldati, Rossellini e Visconti hanno contribuito a costruirne l'immaginario collettivo. Guardi. Senta, poi, i tortelli e i tortellini sono la stessa cosa? I tortelli e i tortellini sono la stessa cosa, si fanno con ricotta, burro e formaggio. Il progetto è un viaggio aperto a tutti, allo scopo di restituire le impressioni di chi vive oggi quotidianamente il fiume e il suo territorio, in un ideale scambio tra presente, passato e futuro. Isepi, un grande fiume con tante anime, si è cominciato con il delta del Po, si chiude a Torino, tantissimi gli aspetti che vanno presi in considerazione, la biodiversità, la salvaguardia, dove puntate? Ma in realtà il motivo per cui si è fatta questa scelta è che questa area in effetti è abitata da 20 milioni di persone, produce metà del reddito italiano. È l'area di cerniera, insomma, tra la vecchia Europa quando si proietta verso sud o verso est, e anche l'area, insomma, che ha un po' sempre trainato, in qualche modo simbolicamente, lo sviluppo di un paese. Ma questi sono gli elementi strutturali. Poi ci sono gli elementi contingenti, che sono l'idea che per 6 mesi un punto di riferimento di tutte le nostre riflessioni sarà l'Expo, per cui l'idea di affrontare attraverso un viaggio l'universo di queste tematiche è all'origine del nostro viaggio. Ecco, nostro... proprio di questo volevo parlare, perché lei dice 20 milioni di abitanti in quell'area del Po, 20 milioni di visitatori attesi all'Expo. Previsioni che secondo lei saranno rispettate? Sarà poi questo il dato definitivo di visitatori per l'Expo di Milano? Ma i dati finora forniti dicono che saranno rispettati. Come sta andando? Come sta andando? Noi ci riferiamo sostanzialmente, diciamo, ai visitatori e non ai viaggiatori. Cioè, i visitatori sono coloro che rimangono anche solo un giorno o vanno più volte anche all'esposizione. I viaggiatori sono quelli che rimangono in questa area più o meno 2 o 3 giorni. Sono dati un po' diversi, perché se fossero 20 milioni di viaggiatori non ci starebbero nemmeno, quindi il dato sui viaggiatori mi sembra un dato molto attendibile. Ecco, lei prima diceva che la maggior parte dei visitatori
dei turisti in Italia sono stranieri, però è un dato di fatto anche che ci sono paesi forse meno belli del nostro che attirano più visitatori, più turisti. Voi che risposta vi siete dati a questa domanda? Perché l'Italia comunque, nonostante sia un paese ricco di cultura, di arte, di storia, attira meno di altri paesi? Siamo meno capaci a utilizzare le nostre risorse? No, il problema non è che li attira meno, cioè noi ci lamentiamo... Li tratta peggio forse? No, ci lamentiamo che siamo al quinto posto mentre eravamo il paese più attrattivo fino a qualche anno fa, però ignoriamo un fatto di fondo, cioè che l'anno scorso erano 1.100.000 i visitatori, i viaggiatori che nel mondo si muovevano. Quando noi eravamo sostanzialmente primi, i viaggiatori nel mondo erano 400 milioni, cioè significa che è cambiato completamente il contesto di riferimento, quindi non è il dato in sé. L'Italia continua a essere, per alcuni beni, come sono i beni culturali e come il turismo e in genere come l'eredità culturale, al primo posto per le motivazioni di viaggio, il che poi non significa che essere al primo posto comporti che automaticamente tu sei la meta più attrattiva del turismo del mondo. Ma tutto questo, cioè, ha un po' di spiegazioni. Le spiegazioni sono dovute al fatto che qualche tipo di criticità del nostro turismo nel tempo non si è superata. E tipo, per esempio? La prima è la governance del turismo, cioè l'idea che sia polverizzato e articolato in questo modo la gestione del turismo, attribuendo alle regioni l'estremo potere di indirizzo e di controllo laddove funzionano i progetti che hanno un minimo di unità di tipo nazionale, sia per gli strumenti che si mettono in essere, sia per il tipo di propaganda o di promozione che si può fare. Ma questo mi pare che stia meritando molte delle riflessioni che si stanno facendo e quindi forse una soluzione pragmatica si troverà. L'altro problema è che il nostro paese, per esempio il sud, piuttosto che le zone interne, sono di fatto inaccessibili. Un altro problema è la nostra povertà, diciamo, complessiva di servizi tecnologici, cioè non esiste sostanzialmente un portale. Allora, se uno mette assieme queste cose, non ultima il costo sostanzialmente dei nostri servizi, delle nostre strutture, e la gente spesso si lamenta anche del livello professionale complessivo. Allora, se metti assieme queste cose, lei capisce che esiste una potenzialità infinita, ma che deve ogni giorno misurarsi con qualcosa. Grazie a Franco Iseppi. Adesso c'è il TG1.